Antonio Oriente, presidente e allenatore dell'Aidrosport, ancora un successo per questa società perché ha mandato praticamente un ragazzo bravissimo a partecipare a una manifestazione importantissima. Sì, devo dire che significativa è stata intanto la convocazione di questo atleta, perché insomma è il primo atleta della storia del nuoto molisano che partecipa ad una convocazione con la nazionale per una gara individuale. Cristiano è andato a San Marino a rappresentanza ovviamente dell'Italia dell e partecipando a questa coppa dei giochi del Mediterraneo, del Mediterraneo dove. Hanno preso parte 15 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo e quindi c'è da dire che è stato un grosso evento e una grossa, grossa vittoria intanto la qualificazione per questo evento e quindi la convocazione da parte del CT Bolognani E poi ovviamente il risultato davvero storico sono state le due medaglie d'oro e la medaglia di bronzo, di cui la medaglia d'oro conquistata nella gara individuale del Centro d'Urso. Che è stata segnata con un tempo davvero eh, stellare, insomma un tempo di 57 secondi e 13, che in effetti rappresenta il record italiano della, dei quindicenni, nonché è la terza prestazione all-time in questa gara, da parte di, de, insomma, in, della storia della categoria ragazzi in questa gara dei 100 dorsi. Oltre questa gara Cristiano aveva già vinto il giorno prima la medaglia di bronzo nella gara dei 200 dorso dove anche lì ha stabilito il suo primato personale e poi ha dato ovviamente un fattivo contributo nella staffetta 4% mista dove insieme a altri tre compagni della nazionale hanno vinto anche in questo caso la medaglia d'oro. Ecco sicuramente un buon esempio per tutti quei ragazzi che anche in Molise vogliono intraprendere uno sport come il nuoto e soprattutto lei che è allenatore che sacrifici comporta questo sport? Ma, eh, ovviamente questo risultato sarà sicuramente di un grande stimolo per tutti coloro che fanno questa attività sportiva che si avviano sia nella fase del percorso di apprendimento e successivamente anche nella fase di avviamento all'attività agonistica. C'è da dire che eh, dietro a questo risultato c'è c'è un grande lavoro, un grande lavoro quotidiano, sistematico, dove Cristiano e altri compagni della sua squadra, ma come anche di altre, di altre squadre ovviamente seguono in maniera attenta, magari anche rinunciando un pochettino a quelli che sono gli svaghi dei suoi coetanei, però credo che insomma, in questo caso siano stati ampiamente ripagati con un grande risultato. Per quanto riguarda la gestione delle strutture, come vi siete organizzati? Ma oramai negli ultimi anni il nostro gruppo Idrosport gestisce autonomamente gli impianti di Frosoloni e Agnone. Siamo arrivati a, praticamente a Frosoloni all'ottavo anno di gestione. Per quanto riguarda Agnone, siamo al quinto anno di gestione e a cui si è, si è aggiunto mh, da quattro anni insieme all'altra società, l'HDO Sport, la gestione della piscina comunale di Campobasso. Da quest'anno abbiamo iniziato anche l'attività sulla piscina comunale di San Giuliano di Puglia e poi ci sta aspettando un grosso appuntamento che è quello appunto della piscina comunale di Termoli che aprirà i battenti fine settembre, il primo ottobre, quindi per, sicuramente per avviare anche in questo impianto tutto ciò che stiamo costruendo sia da un punto di vista didattico che da un punto di vista agonistico sugli altri impianti. E, e in qualche maniera è sicuramente significativa eh, la, cioè il lavoro che si sta svolgendo, insomma in questo momento l'idrosport è sicuramente la società più forte a livello... Agonistico con i risultati di Cristiano ma anche con i risultati di Francesco Gatti, di Francesca Miele, di tutti quanti gli altri ragazzi siamo sicuramente in una società al top. Abbiamo appena vinto domenica scorsa anche la Coppa d'Abruzzo nel meeting di Chiedi, questo in effetti rappresenta un po' quello che è il movimento nostro in questo momento. Ecco, per quanto riguarda i prossimi impegni agonistici, che cosa c'è in programma? Ma in questo, il prossimo impegno proprio mh, vicinissimo saranno i campionati regionali che faremo l'11, 12 e 13 luglio presso la piscina olimpionica dell'Enaia di Di Pescara e poi ci aspetta questa, questi dieci giorni prima ovviamente dell'appuntamento glue che è rappresentato dai campionati italiani, giovanili estivi che si terranno al Foro Italico in Roma e ovviamente lì saremo presenti i con, concorrenti. Cristiano ma saremo presenti anche con Francesco Gatti, saremo presenti con Francesca Miele e molto probabilmente saremo presenti anche con due staffette sia la femminile che la maschile come in effetti così è successo anche ai giovanili invernali di Riccione.